Ciao ragazzi, scusate l'inquadratura un po' dal basso, ma sono fuori. Ho deciso di registrare il tutto con questo sfondo, però per farlo non ho un appoggio più alto e quindi sto registrando così. Allora, volevo fare un video su quali sono più che altro le mie aspettative dalla Juventus del prossimo anno. Allora, dalla Juventus del prossimo anno io non mi aspetto risultati immediati, nonostante ciò che viene detto, perché io credo che Thiago Motta sia un allenatore che ha bisogno di tempo per far carburare la squadra, diciamo, e quindi dobbiamo dargli il tempo di far rodare, ai giocatori anche di adattarsi al nuovo stile di gioco. Perciò io non mi aspetto una Juventus che parte un po' con il freno a mano, aspettate che è pieno di zanzare. Con il freno a mano e che poi magari aumenta man mano che prosegue la stagione. Quindi da questa stagione io mi aspetto di non fare figuracce, quindi in Champions non esiste perdere 3-4-0, anche se è una squadra fortissima, dobbiamo fare le nostre figure, quindi non figuracce come abbiamo fatto negli ultimi anni. Dopodiché appunto in campionato mi aspetto la qualificazione in Champions e la Coppa Italia è un obiettivo che ovviamente dobbiamo perseguire perché quello, a prescindere da come siamo messi, è un nostro obiettivo, un trofeo che dobbiamo portare a casa, così come la Supercoppa in realtà, anche se quella è gara secca, quindi vediamo un attimo. Mi aspetto da Thiago Motta la valorizzazione dei giovani. So ragazzi che alcuni di voi storgono il naso perché tanti li stiamo vendendo Sulè, Huijsen, quelli lì. Sì, però ne abbiamo tanti altri ragazzi, ne stiamo vendendo alcuni ma ne abbiamo tanti altri. Fagioli ce l'abbiamo in squadra, Miretti ce l'abbiamo ancora in squadra, Yıldız penso che Thiago Motta si dimette se proviamo a venderlo, quindi ne abbiamo di giovani ragazzi. E poi lo stesso Vlahovic non è vecchio, nel senso entra in adesso Vlahovic sta entrando in quegli anni in cui dovrebbe essere al suo top della carriera. E vediamo un attimo. Comunque mi aspetto appunto che vengano valorizzati questi giovani. Appunto, allora, per quanto riguarda Fagioli, secondo me non è da valorizzare, cioè nel senso sì, vanno valorizzati tutti i giocatori, però Fagioli si valorizza già da solo, secondo me, deve solo rilanciarsi un attimo, perché anche da lui io non mi aspetto che Fagioli entri in palla fin da subito, perché comunque Fagioli è rimasto fermo un anno ragazzi è tanto, quindi deve un attimo riprendere il ritmo partita. Mi aspetto comunque che per fine, non per fine, ma per metà stagione inizi un attimo a carburare anche lui. Miretti, mi aspetto che Thiago Motta riesca a metterlo in risalto. Secondo me, ragazzi, fino adesso Miretti è stato schierato un po' più indietro rispetto a quello che è il suo ruolo. Miretti dovrebbe stare un po' più avanti rispetto a come l'ho visto fino ad oggi. Continuo a credere tantissimo in lui, lo sapete che Miretti io lo porto avanti da quando stava in Under 17, così come un certo signorino che spero non venderemo, ma spero troverà spazio o in prima squadra o magari in un'altra squadra di Serie A o B, che è Asa sì, tutti quanti hanno iniziato a parlare di lui nell'Europeo, cos'era, Under 20, non mi ricordo più, però ragazzi io Asa da quanto tempo ve lo cito da quando c'era stato quel torneo con l'Under 17, quindi anche lui un altro pupillo, però lui vedremo perché comunque lui rispetto agli altri è magari un po' meno pronto, quindi potrebbe essere che lo mandiamo in prestito per un anno. Comunque appunto Miretti, mi aspetto una valorizzazione del giocatore e che finalmente esploda. Continua ad avere il problema del fisico che secondo me è molto più magrolino rispetto agli altri di Serie A. Però ragazzi, ha tanta tecnica, io so che lui ha tanta tecnica, quindi spero riusciamo a valorizzare questo. Poi vabbè, Yıldız ovviamente mi aspetto la consacrazione definitiva,
Lui era già esploso l'anno scorso, quest'anno deve confermarsi. Io credo che con la fiducia del nuovo allenatore, perché ragazzi, a Thiago Motta brillano gli occhi ogni volta che parla di Yildiz. Intanto ho preso un becone, vabbè, punture di zanzara. Ne ho prese tre negli ultimi 5 minuti facendo video, vabbè. Quindi questi giovani mi aspetto che vengano valorizzati, così come me lo aspetto anche da altri giocatori. Cabal comunque non è vecchio, che è appena arrivato. Comunque anche la difesa nostra è relativamente giovane, magari loro sono un po' più di esperienza, però comunque non sono vecchi. Cambiasso comunque aveva fatto già una bellissima stagione l'anno scorso, quindi mi aspetto che venga valorizzato. Scusate se ho sorriso, ma è stata la signora con il bambino piccolo. Sorrido sempre quando vedo bambini piccoli. O animali, anche gli animali. E niente, quindi mi aspetto la valorizzazione totale dei giovani che abbiamo, perché ne abbiamo tanti e secondo me Thiago Motta sa metterli in risalto. Come vi dicevo, non mi aspetto subito risultati formidabili, non mi aspetto subito di arrivare alle fasi finalissime della Champions, non mi aspetto di vincere il campionato. Ah, tra l'altro, campionato, ragazzi, sì, stiamo facendo un buon mercato. Tra l'altro, Giuntoli nell'intervista mi è piaciuto tantissimo. Faremo un altro acquisto per reparto. Di solito no, ci si tiene da dire queste cose perché se poi salta qualcosa i tifosi rimangono delusi invece. Vabbè, comunque appunto non mi aspetto di vincere il campionato perché secondo me ad oggi ci sono squadre più avanti di noi, l'Inter su tutti, però anche le varie. Cioè in realtà non sto tanto seguendo il calciomercato del Milan e del Napoli, però comunque sono lì con noi, l'Inter per me è più avanti di tutti, come rosa, perché qua alla fine non sta perdendo nessuno e sta solo rinforzando, quindi mi aspetto che faccia più o meno come l'anno scorso l'Inter. Sì, comunque stavo dicendo, avevo citato il Napoli perché appunto hanno Conte, quindi mi aspetto tanto, allo stesso tempo vediamo perché. Il Napoli la squadra ce l'avrebbe, ma ogni tanto si spegne mentalmente, forse è proprio per questo che ha bisogno di un Conte, perché Conte mentalmente li martella dall'inizio alla fine. E nulla, appunto non ho altre aspettative, quindi qualificazione in Champions assolutamente sì, quella è obbligatoria. E l'unica cosa, ragazzi, non l'avevo detto però. Non come l'anno scorso, nel senso non che facciamo un girone d'andata perfetto e un girone di ritorno da retrocessione, cioè l'anno scorso è stato veramente clamoroso. Però vabbè, mi è spuntato un'altra puntura di zanzara. Vabbè, niente, ci vediamo nei prossimi giorni. Adesso questo video non so neanche quando lo pubblico, lo sto registrando di lunedì, probabilmente ve lo pubblico verso mercoledì. No, anzi, forse ve lo pubblico già adesso. Ma sì, tanto non ho una programmazione per il canale, quindi vabbè, vedo se riesco a seguire la partita sabato. Dovrei riuscirci perché ricomincio a lavorare, ma lavoro tipo da fino alle 7:30, quindi la partita dovrebbe essere alle 9, perciò dovrei riuscire a seguirla, devo solo capire dove vederla. E nulla, se volete qualche live mentre seguo le Olimpiadi, ragazzi, fatemelo sapere, che volentieri, magari mentre. Però l'unica cosa, mentre seguo le Olimpiadi che fanno vedere su Rai Sport, perché purtroppo io ho Now TV. Per le Olimpiadi, per il tennis e tutto, ho l'abbonamento a Now TV, però non ho il computer quindi, e non ho neanche la Smart TV, quindi lo seguo dal telefono e non posso fare live se sto seguendo dal telefono le Olimpiadi, quindi niente, fatemi sapere se per caso volete che magari quando fanno la diretta dalle Olimpiadi su Rai Sport o Rai 2 volete una live. Fatemi sapere, ovviamente non dobbiamo per forza guardare le Olimpiadi, possiamo parlare di Juve mentre guardo le Olimpiadi, quindi nessun problema su questo. Così come il tennis, cioè non serve che per forza parlo di tennis quando sto seguendo le partite, magari avvio la live mentre sto seguendo la partita, magari mi vedete fare delle reazioni a quello che sto vedendo,
però comunque possiamo parlare tranquillamente di Juve, eccetera. Non c'è bisogno di parlare delle Olimpiadi o di altri sport se non mi interessano. Tra l'altro, a proposito di Olimpiadi, ieri abbiamo vinto la prima medaglia d'oro con Martinenghi nei 100 metri rana. Fantastico, sono contenta. Poi ieri è stata una giornata bruttissima perché doppia espulsione, cos'era nel judo, mi sembra, poi anche nel pugilato, cioè giornata orribile, anche nel fioretto. Avevamo così tante aspettative, si sono moltiplicati. Fra poco devo andare via da qua, ragazzi, perché ho ucciso la zanzara. Ce ne sono altre mille, però. Animalisti, non venitemi a dire niente, perché le zanzare non servono a niente, solo a portare malattie e pungiglie e punture di zanzare. Vabbè, comunque, vabbè, niente. Comunque, sì, vi stavo dicendo, per adesso abbiamo 6 medaglie, mi sembra. Siamo settimi nel medagliere. Ah, sì, nel fioretto c'erano molte più aspettative. In realtà, la maggior parte è uscita ai quarti e poi una in semifinale, quindi vabbè, dai, speriamo nelle altre discipline della scherma di riprenderci, anche se teoricamente le più forti erano nel fioretto, però vabbè. Nulla, stasera dovrebbero esserci due finali di nuoto, in una sicuramente c'è Ceccon, nell'altra non so se c'è uno dei nostri. Vabbè, poi c'è la fine. Oggi pomeriggio dovrebbe esserci la finale di ginnastica artistica a squadre, maschile. E vediamo un attimo, dai. Ieri sera ho guardato anche il surf, ma vabbè. E nulla. Niente, ragazzi, sempre forza Italia, forza azzurri, scusate, perché se no si va sul politico. Forza azzurri, in tutte le discipline delle Olimpiadi, e niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi.